Quali sono i motivi per cui chiedete il ritiro della buona scuola? Ma sicuramente i motivi principali sono l'assunzione di tutti i precari, poi abbiamo il discorso del preside manager, che noi riteniamo che sia un obiettivo che vada a trasformare la scuola in maniera molto autoritaria. Altre tipologie di iniziative sulla buona scuola in cui riteniamo che debba assolutamente non essere accettata è tutto l'abrogazione delle libertà democratiche che ci sono negli organi collegiali. Quindi un preside che decide in maniera autoritaria e dispone di tutti i meccanismi per decidere, fare POF personale, o secondo me l'altro aspetto più dirompente è quello dei bandi regionali. Qualsiasi docente verrà immesso, se non piace durante l'indicazione del dirigente, verrà immesso in questi bandi regionali e si troverà impossibilitato di avere uno stipendio, di poter esercitare la libera professione in maniera indipendente. Quindi a questo punto possiamo dire che la buona scuola è molto simile al Job Act che è stato approvato qualche mese fa. Sicuramente dal punto di vista culturale c'è un collegamento che è dirompente, il discorso della concorrenza, di mettere le scuole in concorrenza l'uno con l'altra, di abbassare il costo del lavoro, perché gli insegnanti verranno costretti a lavorare di più, saranno pagati meno, lo smantellamento del contratto, perché l'altro obiettivo fondamentale di questa riforma, come è successo per il Job Act, è cancellare qualsiasi tipo di contratto. Gli insegnanti dovranno in maniera individuale andare a contrattare il salario accessorio con il dirigente, e questo sicuramente andrà a distruggere il sindacato confederale, i sindacati extraconfederali, tutte le libertà democratiche che dagli anni 70 ci hanno permesso di difendere il posto di lavoro e di avere dignità sul posto di lavoro. Quindi in questo senso è molto importante per questo movimento la solidarietà di altri lavoratori e lavoratrici, anche di altri comparti. Certo, perché quello che sta accadendo nella scuola è già accaduto nel mondo del privato e noi dobbiamo tenere presente che nella scuola abbiamo una grossa responsabilità nel cercare di cominciare a respingere questo governo, respingere queste politiche che arrivano dall'Europa. Quindi la solidarietà e le lotte degli altri lavoratori sono le nostre. Le battaglie negli altri posti di lavoro sono le battaglie della scuola, e la scuola è sicuramente un luogo centrale per trasformare questa società. Per questo il governo ci vuole mettere le mani sopra e la vuole completamente cancellare. In che modo pensate che debba continuare la lotta e come si risponde alle minacce di precettazione sul blocco e sullo sciopero degli scrutini? Sicuramente si risponde ai precetti sui scrutini creando grosse mobilitazioni, portando a giugno tutta la classe dei docenti compatta a continuare a fare mobilitazioni e assemblee. Noi nel nostro liceo faremo un'assemblea coinvolgendo allievi, coinvolgendo genitori, e questo deve essere fatto in tutti gli istituti. La stessa cosa la si può fare con ulteriori mobilitazioni. Secondo me la mobilitazione di oggi potrebbe essere un esempio di continuare a creare delle mobilitazioni settimanalmente, ogni 15 giorni, fino a portare una grossa manifestazione a livello nazionale, in ogni città, in ogni capoluogo, cercando di far costruire la consapevolezza in tutti i lavoratori della scuola, insegnanti, personale tecnico, collaboratori scolastici. Soltanto uniti potremo sicuramente abbattere e respingere questo disegno di legge e far tornare a casa questo governo che non ci rappresenta ed è sicuramente becero nel rappresentare gli interessi del Fondo Monetario Internazionale.